Buon pomeriggio, stiamo per commentare la semifinale dei nazionali a coppie master, la semifinale è composta dalle coppie che stanno per battere a Rubini e che cosa fa e Losei contro Pillon e Tombolini rispettivamente sempre di Bologna. Musari e Rubini, ecco Rubini alla battuta. È passato in mezzo solo 4 punti, quindi 2 ametti. Quindi 4 per Musari e Rubini, 0 per la campione Pillon e Tullomelli. Ricordo che queste riprese vengono fatte da San Lalfano, dall'Arci San Lalfano, dove vengono fatti questi nazionali di biliardo. Ed ora torniamo sulla partita. Semifinale categoria Master. Allora Rubini fa il calcio del pallino. Leggermente scarto, scarso, a quel punto è preso, fa un tiro di stecchiato da sotto per mettere la rossa sotto il pallino. Tiro riuscito. Ora Musari farà un colpettino per mettere sulla rossa e tenere giù il gioco. Ecco Tullomelli con un tiro di due sponde, ora fermarsi attaccato al pallino, una leggera calata della boccia, si posiziona a lato. Musari provare di prima a scalzare la boccia rossa, sembra un po' scarso. Allora Pillon tira l'ultima boccia, proverà a fare qualche punto col calcio della bianca. Niente, non rischia e prende 4 punti sicuri, quindi 4 pari, Tullomelli si porta alla battuta. Quindi 0 punti, il gioco rimane nella zona sopra, il gioco sopra, vediamo se Rubini batterà la bossa rossa, presumo di sì. Ma colpisce male, e fa la buca della boccia. I rumori che sentite, perché io sono posizionato, intanto sono beccato da un fango.
sono posizionato in mezzo al pubblico, quindi un po' di voci, un po' di rumori dovrete sopportarli. L'importante è che il gioco valga alla pena. Ricordiamo che questa è la categoria più alta del biliardo, i master, quindi è il meglio dei meglio ed è una gara nazionale, campionati nazionali. Ed ecco Pillon che si presta a fare un punto di blocco, a fermarsi sopra. Fortunatamente prende il Ganassino a favore. E la boccia si è messa bene. Ora Nazare tirerà con una potenza media. Vediamo se riesce. Punto bianco. Ecco Pillon si presta a fare un calcio, ma la frente scarsa. Vediamo se è riuscito a prendere il punto. Rubini che tira sulla sua per metterne dentro 4, non so se ci è riuscito. 6 punti, 12, chi batte? Rubini alla battuta. Tottolino da 2 punti. Tolomelli che spinge pallino a sponda. Non va il tiro. Nazari tira vicino al pallino, lo colpisce e il gioco si allarga, quindi dando la possibilità a Tolomelli di inserire la rossa tra pallino e boccia bianca. Esatto, tiro riuscito, ma lo spazio c'è anche per la boccia di Nazari. Tiro perfetto. Ora gli spazi si sono ristretti e adesso per Pillon dovrà fare un tiro con un po' più di spinta, presumo. Tiro in mezzo, un po' da muovere pallino verso la nostra sinistra. Il rischio era questo. Se lo prendi pari, rimpallo e il punto rimane bianco. Ecco Pillon, fa una costa tra bianco e pallino. Tiro riuscito. Rubini proverà a prendere il fondo, l'ultima goccia. Colpettino tra rossa e pallino. Sembra di là, ha lasciato il punto. Il punto rimane rosso, si portano a 8 per la Tolomelli. Ora Tolomelli va alla battuta. 8 a 14. Tolomelli fa filotto, quindi fa 8 punti, quindi si porta a 16. Quindi la coppia si porta in vantaggio. Pillon, Tolomelli. Ricordiamo sempre che stiamo guardando i campionati, stiamo vedendo i campionati nazionali di biliardo. Oggi a coppie e questa è categoria master, le semifinali. Si scontrano
Clara Rubini contro Pillone Tolomelli. Ecco Tolomelli che si appoggia alla faccia bianca, ma anche la sua rimane soldata su due ore del biliardo, quindi di conseguenza anche Rubini e Rosari potranno appoggiarsi alla faccia rossa. Vediamo che scelta. Sì, si appoggia anche lui alla faccia rossa Rosari. Anzi, non si appoggia ma la spinge via. Ecco Rubini che fa però ad avvicinarsi sopra il pallino coprendolo. Ma io penso che si metterà a lato. E anche lontanuccio. Comunque tirano l'ultima boccia. Pillò che proverà a posizionarsi tra la bianca e la rossa, possibilmente coprendo il pallino. Tiro riuscito, un po' largo ancora il gioco. Vediamo Rosari che tira l'ultima boccia per i bianchi e si avvicina al pallino. Quindi alla battuta vanno i bianchi e si portano a 16 pari alla battuta Rubini. Vediamo se riuscirà a fare almeno lo metto, ma mi sembra che sia rimasta dritta. Niente, non ho tagliato abbastanza ed è rimasto su tutto, quindi come possibilità per gli altri di fare punti di risorsa. Vediamo Tom Tolomelli che spinge sul pallino e cerca di mettere tutto a sponda. Striscino, quindi a colpire metà pallino per metterlo sugli ometti. Bravo Ricky, bravo! Tiro perfetto, 6 punti per Rubini, quindi si portano 22 a 16. Ed ora Pillon, punto di Grocco, sotto al pallino e ci riesce, bella boccia. Arnosari proverà ad appoggiarsi al pallino per allontanare la boccia rossa e rimanendo lì la sua. Ecco il tiro, sembrava un po' abbondante, invece si prende il punto ed ora tocca tirare l'ultima bianca. Rosari che prova a mettersi fra rossa e pallino, ma mi sembra che non sia riuscito, che il punto sia ancora rosso. Tolomelli, battuta una cosa quasi a sponda, totalizza al massimo 8 punti, bellissima. Faccio colpito, lo vediamo. Pillon proverà il calcio della bianca. Direi che la meno rischiosa è questa. Scarsa. Comunque è il filotto di Tombolini. Scusate, Tolomelli, mi sbaglio perché il suo soprannome è Tombo, allora ogni tanto mi viene a chiamarlo Tombolini, e si appresta la battuta. Tolomelli prende un rimpallo, la sua viene fuori dagli ometti.
non le fa, quindi il punteggio rimane sempre uguale, 26 a 22. Dora Rubini proverà a totalizzare punti con la voce rossa che si è fermata subito sopra la riga. Battuta di Rubini, ma poco tagliata. Tornamelli proverà ad andare a calcio del pallino, ma non colpisce, quindi purtroppo per loro lasciano il punto e si avvantaggiano e vanno in ulteriore vantaggio. Nosari proverà a colpire fra il pallino e la rossa per aprire il gioco. Vediamo se riesce, insomma, sì, ha aperto il gioco. Allora Rubini proverà a fare una stricata e mettersi tra rossa e pallino, anzi vicino al pallino, più vicino possibile. Il tiro sembra bello, bello. Rubini tira una bella boccia. Allora vediamo Pillon come risponderà. Tira l'ultima voce per i rossi. Vediamo. Riesce a colpirlo da sotto, dalla boccia, però rimane un po' largo, quindi Nosari non dovrebbe avere grossissimi problemi. Ecco Nosari con l'ultima boccia, va ad avvicinarsi al pallino. Il tiro sembra buono. Quindi punto bianco. 24 per i bianchi, 26 per i rossi e Rubini alla battuta. Rubini batte troppo tagliato e quindi non riesce a fare punti. Quindi rimane il punteggio 24 a 26. Ecco Tolomelli che fanno due sponde da sotto, cercando di coprire il pallino e di non metterlo come bersaglio, ma si è messo lateralmente alla pari del pallino. Rubini, vediamo se riesce a portare giù il pallino. Tiro riuscito. Rubini riesce a raggiungere l'obiettivo. Ecco Tolomelli che prova un tiro infetto, un frullo, ma non tocca il pelo della bianca, non arriva sotto pallino, la sua se ne va. Punto rimane bianco. Un altro tiro d'effetto, frullo di Pillon che prova a fermarsi lì. Pelo e true. Direi che è abbastanza riuscito. Ora Nosari, districato, a fermarsi sotto pallino, a fianco a pallino, insomma per prendere il punto, visto che hanno il vantaggio di bocce. Tiro riuscito. Allora proverà anche Pillon, sempre stricata, a mettersi contro la bianca dietro al pallino. Lo colpisce di prima, ma riesce ugualmente. Ecco Nosari che tira l'ultima voce, quella che deciderà chi batte il prossimo pallino. Nosari districato, tiro perfetto, bocciato Rubini. Anche questa volta non è entrata e non ha preso la tagliata, la battuta, ed è tornata fuori dagli avanti, quindi 0. 26 pari. Tolomelli che spinge sul pallino ma lascia una rossa.
Vediamo Rubini se andrà a punto o se opterà per fare la leccata sotto al pallino. Leccata sotto al pallino. Pallino in buca, quindi gioco sotto. Ecco Tramelli che si appresta a fare una tagliata per avvicinarsi al pallino. Vediamo se riesce. Sicuramente non voleva tirarla così, voleva tirarla più vicina. Lascia lo spazio anche a Nosari per entrare sempre di tagliata. Ecco Nosari che ha tirato una tagliata che mi sembra buona, sia come direzione che come spinta. Ecco Fillon che si appresta a fare questo tiro per provare a finire il punto. Ecco Fillon che prova a venire a prendere il punto ma colpisce la bianca. Allora Nosari. Nosari che proverà a venire a 4. Direi che sì, sono 4 punti. Rubini si prepara a battere ma non riesce a mettere sul pallino, quindi il pallino va messo fioretto e Nosari si appresta ad andare a punto. Anche per i master la tensione leggermente si fa sentire. Allora vediamo Tolomelli che tira a fare, che dovrebbe avvicinarsi e mettersi tra le bianche e fallino. Tiro riuscito ma rimane ancora il gioco molto largo. Qui bisogna sfruttare il vantaggio. Il vantaggio di boccia. Bisogna mantenerlo. Nosari si avvicina ma c'è ancora lo spazio per Tolomelli di incastrarsi. Tira Tolomelli, vediamo se riuscirà a posizionarsi sopra pallino e il tiro viene molto bene. Guardiamo Rubini che cercherà di o colpire la sua per spingere via la rossa, esattamente, bravo, tiro riuscito. Allora Pilon proverà a mettersi sopra pallino, ci riesce ma si mette dalla parte laterale, ancora molto prendibile il punto avendo le due bianche da quella parte. Ecco Rubini che tira perfettamente, il livello è molto alto, più appunto che Rosare, però sempre un buon livello. Allora Pilon spingerà pallino verso la sua rossa, vediamo se è riuscita a mantenere il punto. Che sforza un po' la battuta e la taglia troppo, quindi non riesce a far nessun punto. Allora Rubini che tira una tagliata, punto di brocco, più punti di brocco e va sotto il pallino. Tiro discreto. Ecco Tolomelli che prova a tirare contro il pallino e venire via da sotto. Ecco Rubini che fa un punto di brocco, andrà sotto il pallino toccando prima la sponda laterale poi sotto. Pilon proverà a tirare sotto ma la fa lenta, quindi riesce a raggiungere l'obiettivo di portare sul pallino e ora bisogna
bisogna che il tiro sia lo stesso, perché il pallino bisogna portarlo solo, altrimenti c'è il rischio di prendere colore. Quindi una bellezza di 10 punti in questo momento della partita non possono permettersi. Ora cercano di spostare la rossa, perché è molto allettante per gli altri che sono in vantaggio di 2 bocce. Rosari provare ad abbassare un po' il pallino, ma non riesce. Quindi io penso che verranno a 6. Albini comincia ad avvicinarsi agli ometti e fa 2 punti. Quindi 38 a 28, però il pallino molto allettante, ma qui bisogna tenere il vantaggio di bocce, quindi Tolomelli spinge sul pallino, cercando di non lasciare tiri facili di realizzo. Rubini proverà a fare una leccata del pallino, fa punti ma riesce a portare giù il gioco. Allora Tolomelli cercherà di mettere la sua sotto il pallino, così da creare problemi al suo avversario. Il tiro ben riuscito. Rosari si accontenterà di prendere il punto se riesce, colpendo la rossa invece prende il pallino. Il punto rimane rosso. Quindi tira l'ultima boccia. Rosari. Dopo hanno 2 bocce. Con Rosari che di tagliata proverà a mettere la sua boccia sopra il pallino. Tiro perfettamente riuscito. Il pilon che prova a colpire la bianca ci è riuscito, ma la sua è andata in buca. Comunque 4-2, quindi 40 e i bianchi a 32 che batte. Vabbè. Tolomelli si porterà la battuta. Ecco Tolomelli che conosciamo. Rosari sporterà sul pallino, cercando di mettere sia pallino che boccia vicino alla sponda. Direi ecco Tolomelli che si avvicina al pallino, ma ecco Rosari, buon puntista, che mette la sua quasi sopra pallino. Però Pillon proverà a prendere il punto. Perfetto. Tiro riuscito. Tiro di Rubini che riesce a fare anche 2 punti. Ecco Pillon che si appresta a fare il calcio del pallino. E niente, l'ultima boccia è un punto per i bianchi, si portano a 44, quindi si portano in testa e si prepara Rubini alla bocciata. Ricordo che sono campionati, i campionati nazionali master a coppie. Ecco Tolomelli che fa un tiro di 2 sponde arrivando da sotto, cercherà di posizionarsi sotto il pallino più vicino possibile. Allora Rubini
volta ad arrivare a misura vicino al pallino. Tiro parzialmente riuscito. Ecco Pillon che fa una tagliata per fermarsi vicino al pallino. Sì, dovrebbe aver preso il punto. Un po' lunghina, ma sufficientemente o no? Non l'ha preso il punto? No, scusate. Riprova. Tagliata, stavolta cerca di rimanere sul pallino, ma esce ugualmente, ma si ferma sulla rossa. D'ora non sa, riproverà un punto di blocco da sotto contro le due rosse per fare punti. Pensavo contro le due rosse, ma contro la rossa. Bellissimo tiro, bellissimo tiro. Tolonelli doveva piazzarsi contro la bianca o colpire un po' il pallino, ma è lento, quindi che questa passa là. Osari che penso che tenti di alzare il pallino per fare i 10 di colore, penso. Invece mi sembra molto lento la boccia, con il rischio di vendere il punto. Penso che il punto sia rosso. Il punto è rimasto bianco, fortunatamente. Sbaglia, faccia dall'altra parte. Per ora non abbiamo visto dei grandi punti di Rubini, nemmeno di Tolonelli, che ora spingerà sul pallino, cercherà di fare una riunita, di avvicinare il pallino alla sua. Tiro bello, cercheranno di fare uno striscino sulla boccia rossa, quindi di colpirla per mandarla sugli ometti. Scarsa, preso l'impallo, adesso è diventata un po' più complicata. Tiro di Nosari, allarga il gioco e prende il punto. E ora Tolomelli spinge la pallina contro la bianca. Anzi no, scusate. Vicina alla sua rossa, un bello tiro, molto bello. Pillon. Il punto rimane rosso e quindi alla bocciata Tolomelli da 48. Non so però se sono a 46 o 48, non ho visto se hanno già segnato. Comunque alla battuta Tolomelli. Due punti per Tolomelli. Per ora non abbiamo visto tantissimi punti. Punto di Brocco in avvicinamento al pallino. Vediamo come si posiziona la sua, mi sembra perfetto. Direi che è una bella boccia. No, era una mia fantasia. Non ci stava niente, Tolomelli prende il punto. Allora Rubini. Anche lui ha obbligato 12 per le foto e la premiazione, grazie. Albini che farà una stricata per mettere la sua sotto il pallino. Tiro perfetto. Vedete, una cosa che ho notato, che quando i bocciatori è un momento che non fanno molti punti, sarà casuale la cosa, ma migliorano il gioco appunto.
si vede che spostano un po' la concentrazione che non trovano sulla bocciata, la spostano sul punto, che è una cosa un po' diversa. Al tiro Nosari, punto di Brocco, anche lui tenterà di andare sotto al pallino, ma lo colpisce e mette tutto a sponda. Guardiamo Pilon, si incastra fra Bianca e pallino, sempre punto di Brocco, pela la sua e lascia il punto, tiro sbagliato. Nosari, punto di Brocco, ecco Nosari al tiro a questo punto di Brocco per venire a 4, sì, tiro riuscito, 4 punti per i bianchi che si portano a 50 a 48, alla battuta Rubini. Vediamo se Rubini ha ritrovato la concentrazione. Sfortunato questa volta, porta via solo un momento sopra. 2 punti per la coppia Nosari Rubini che si porta a 52 contro i 48 della coppia Tolomelli Pillon. Qui abbiamo 3 giocatori del Caffè del Sole di Sasso Marconi e un giocatore dell'Arci San Lazzaro. I 3 giocatori del Sasso Marconi sono Rubini, Pillon e Tolomelli. Invece Nosari gioca nel circolo Arci San Lazzaro, che ospita nella sala 77 questi campionati nazionali di biliardo. Ecco Tolomelli, si appresta al tiro e riesce bene a scalzare la bianca e a mettersi posizionato un po' sotto. Ora vedremo Nosari, che con 2 sponde si appoggerà o alla rossa o sopra pallino, è meglio appoggiarsi alla rossa. Vediamo come prende la sponda. Prende il Gansino, ma lo prende bene e quindi riesce a prendere il punto. Ora vediamo Pilon, che anche lui con 2 sponde proverà a colpire metà la bianca e metterla dietro. Bello tiro, bello, difficile ma bello. Ecco Nosari con l'ultima palla, che proverà a entrare dalla sua, prendendo contro la sua, andare sotto il pallino. Attenzione, perché c'è la possibilità di fare il colore per le rosse, prendendo il pallino e spostandolo sotto. No, non mi sembra il tiro giusto, mi sembra che sia stato un po' lungo. Due punti dei rossi che si portano a 52 per gli avversari, 50 per chi batte. Tolomelli che questa volta non riesce a fare i 10 punti, ma ci va molto vicino, quindi 2 punti. Allora, tagliata di Rubini per venire sotto al pallino. Direi poco tagliata, quindi è lontana e non posizionata sotto. Vediamo Tolomelli come metterà questa boccia, molto importante. Tolomelli che tira una boccia molto bella, però si apre un po'. Eccolo. Stricata. Perfetto. Tiro di Rubini ben riuscito. Ed ora si prepara Pilon per fare anche lui lo stesso tiro e andare sotto il pallino. Tiro purtroppo mi sembra che sia lungo.
Questa volta sembra Barda, calata un po' la spinta e quindi si è fermata sotto pallino. Sicuramente proverà a prendere tutte e due le rosse e allontanare per fare i 10 di colore. Molto bello. 10 punti per la coppia. I messaggi non riuscivo a mandare. Che se fa un filozzo ce l'ha. La partita.